La perfetta auto di famiglia deve avere lo spazio per tutti quegli oggetti quotidiani, pratici e per contenerli. La perfetta auto di famiglia deve avere anche tanto spazio per caricare tutti i bagagli che ci servono per andare in vacanza. Deve essere poi pratica, con tante regolazioni elettriche per i sedili, comoda per i passeggeri, ma anche sicura, frenata automatica, sistemi di assistenza alla guida, come per esempio il centramento dell'auto in corsia. Insomma, la perfetta auto di famiglia deve essere pratica. Deve avere tutte quelle cose che ci servono nella vita quotidiana e deve essere soprattutto un mezzo per... Vabbè. Bene, in situazioni come queste che capiamo che la Hyundai 30N, che sia Fastback o che sia hatchback, è un'auto che sì, non sarà proprio la più cattiva tra le concorrenti, ma certamente è l'auto che riesce a farvi divertire con tutte le carte al posto giusto. Perché qui il piacere di guida significa avere un cambio che risponde molto bene, preciso negli innesti, molto secco. Significa anche avere un volante che si indurisce quando noi andiamo a mettere la modalità N, modalità N che si attiva automaticamente con la pressione di un tasto al volante. Anche qui un piccolo accorgimento per farci capire che il mondo sportivo non è perdere tempo a cercare nella console centrale la modalità di guida, ma è avere subito pronto al volante il tasto che ci permette di trasformare quest'auto da una fastback o un hatchback che vi portate a fare la spesa al supermercato a una sportiva che, come vedete qui a Misano, potete portarvi anche in pista. Ci sono piccoli accorgimenti anche per esempio nella strumentazione digitale, con i LED che si accendono man mano che noi andiamo ad avvicinarci alla cambiata, quindi ci consigliano di cambiare. E soprattutto, come in questo momento per esempio, il differenziale meccanico a controllo elettronico ci restituisce la trazione che ci serve in curva, anche in accelerazione, in modo da gestire tutte quelle situazioni che possono essere per esempio sportive, oppure che possono essere tipiche di un clima magari dove abbiamo un asfalto viscido o dove abbiamo un asfalto dove la sinistra e la destra hanno differenza di trazione. Il resto ve lo dico dopo, quando torniamo sulla nostra versione stradale. In realtà la versione stradale è esattamente quella che sto guidando in questo momento, dato che le differenze non cambiano. E parliamo anche della questione bollo versus superbollo, quindi dei due tagli di potenza della hatchback, oppure dell'unico taglio di potenza disponibile per la fastback. Si può scegliere la versione da 250 cavalli, che è quella italiana, diciamo, quella per evitarsi il superbollo, mentre sulla Performance invece abbiamo dalla sua 275 cavalli che si acquistano a circa 4.000 euro in più. Questi 4.000 euro in più però ci danno tanto, e secondo me ci danno le cose che fanno la differenza su quest'auto. Cerchi da 19 pollici, freni maggiorati, differenziale meccanico a controllo elettronico, uno scarico con il sistema di valvole variabili che ci permette di cambiare la sonorità in risposta alla modalità, e ovviamente quei 25 cavalli in più di cui vi parlavo. E qui arriva il succo del discorso, perché a quei 25 cavalli effettivamente potremmo anche rinunciarci, perché tanto è la coppia quella che ci importa, e su entrambe le versioni, quindi N ed N Performance, è di 353 Newton per metro. Poi c'è l'overboost sullo N Performance che si spara lo 0 a 100 in 6.1 secondi piuttosto che 6.4, ma sono dati che poco ci interessano, perché la parte interessante, come vi dicevo, è come questa coppia è erogata. La curva di coppia da 1400 giri a 4000 giri, una bella coppia che ci sostiene in tutte le occasioni, e anche l'allungo tutto sommato non è male, anche se ovvio che questa i30 non è l'auto fatta per le piste con grandi rettilinei, è più un'auto per divertirsi nelle piste un po' più dinamiche, oppure magari nel misto stretto. Quello che piuttosto mi porterebbe ad affrontare il famigerato e odiatissimo superbollo, e tra l'altro parliamo di un migliaio di euro all'anno, bollo più superbollo, è che sulla N Performance ci sono tanti piccoli accorgimenti, ma soprattutto c'è il differenziale meccanico a controllo elettronico che ci dà un'ottima precisione, un'ottima velocità di risposta, un intervento molto poco invasivo quando noi lo andiamo a utilizzare, e questo significa avere prestazioni soprattutto nelle curve. Telaio perfetto in questo segmento ci restituisce su strada, nell'extraurbano, una tenuta paurosa, ma la stessa cosa vale anche per la pista. Poi se ci aggiungete quei
goduriosi scoppiettini in rilascio, beh, avete subito chiaro che si tratta di un pacchetto completato anche da piccoli dettagli come per esempio i leddini che ci indicano di cambiare marcia, oppure il rev matching, che è un termine molto fancy per restare in inglese, vi fa la doppietta automatica, il punto attacco automatico, e sembrate tutti dei super sportivi. Facilissimo entrare in sintonia con questa Hyundai 30 per tutta una serie di motivi, a partire per esempio dalla risposta sincera e diretta dello sterzo. In questo momento già ne approfitto per farvi vedere che c'è anche il centramento di corsia, non solo mantenimento ma proprio centramento. Quando però non siamo in contesti autostradali come questo, lo sterzo è preciso, perfetto, resta comunque di base molto rigido, ma di questo ne parliamo dopo. In più l'elettronica su quest'auto è lì a fare più da paracadute d'emergenza che da controllore severo. Infatti in modalità N l'SP sportivo è davvero in grado di intervenire in punta di piedi, uno dei migliori secondo me nel segmento delle sportive, perché lavora con uno dei migliori telai e con un setup generale che è davvero davvero tagliente. Immaginatevi questa Hyundai i30N Performance come un'orchestra dove tutti gli strumenti lavorano in concerto, ma soprattutto dove il direttore, appunto l'elettronica e tutti i vari controlli, è quasi invisibile di fronte al pubblico. Quindi il risultato, quello che vedrete, quello che proverete, è una sinfonia di precisione in inserimento in curva, precisione nella percorrenza in curva, trazione nella percorrenza in curva grazie al differenziale, auto che resta stabile anche in uscita di curva, e se poi ci aggiungete la coppia nel regime giusto per divertirsi, beh, vedete che il gioco è subito fatto, e forse quei 4.000 euro in più e quel super bollo in più potrebbero essere affrontati a cuor più leggero, sapendo che abbiamo tutto questo ben di Dio sotto le nostre chiappe. Eco significa sì consumare meno, ma anche avere un setup civile come la Normal per quanto riguarda per esempio le sospensioni, il gruppo sospensioni, che rende a questo punto affrontabili buche e sconnessioni. Dimenticatevi però la morbidezza dell'utilitaria o la morbidezza del SUV o della berlinona, insomma non siamo in questo segmento, perché comunque Hyundai i30N, sia fastback che in versione hatchback, resta una sportiva, la rigidezza del gruppo sospensioni resta, il telaio è anche lui rigido, e soprattutto in questo caso con la performance i 19 pollici non aiutano proprio ad ammortizzare, a far lavorare la spalla dello pneumatico per ammortizzare. Sport e in misura maggiore N o N Custom amplificano le sensazioni che questo telaio trasmette al pilota. I 30N si guida di pancia e soprattutto è facile, è una delle più oneste, è una delle più dirette, pur restando incredibilmente semplice. Se poi non vi interessa la pista, N è comunque un bel giocattolo per la vita reale. Con N Custom potete per esempio aprire le valvole dello scarico, così avete il sound che vi serve per farvi sentire, per far girare qualche testa, diciamo così, pur mantenendo ad esempio un'erogazione dolce e uno sterzo dolce, insieme alla risposta del controllo dell'ammortizzazione elettronica, fatta per non soffrire troppo, per non darvi troppo la botta sulla schiena. Gestibile la frizione, stacca molto presto, quindi dovete magari farci un attimo l'abitudine, e va controllata un po' di più in N quando il motore diventa un po' più rabbiosetto, un po' più cattivo nell'erogazione. Ottima invece la frenata, anche in questo caso abbiamo un richiamo al motorsport, attacco diretto ma buona modulabilità. Parliamo ora dei difetti. Beh, è difficile notarli perché effettivamente, devo ammetterlo, me ne sono innamorato. Però ad essere critici iniziamo a guardare dall'interno. All'interno l'effetto wow non c'è, ci sono concorrenti che hanno una qualità maggiore. Ora non so se queste plastiche magari erano rovinate per i prodotti che sono stati utilizzati per pulirle oppure no, comunque vedremo. L'impressione che magari alla prova del tempo non reggeranno tantissimo, anche se effettivamente la parte alta della plancia ha tutte plastiche morbide, però manca un po' quel piccolo dettaglio. In più dovete considerare che uso ne farete, perché sì, è vero che i 30N, N Performance, N Fastback sono auto che sono utilizzabilissime nella vita di tutti i giorni per tutti quei particolari e quei piccoli accorgimenti, gli spazi, il carico, la comodità di cui vi parlavo all'inizio, ma è anche vero che state facendo i conti con una sportiva di razza che non sarà la più potente come vi raccontavo, però è effettivamente un'auto dall'impronta sportiva, un'auto che dal motorsport prende tanto.
Questo significa che per esempio nel traffico in prima e seconda, anche in modalità eco, avrete un'erogazione che proprio docilissima non è, quindi dovrete giocare molto ed essere molto sensibili con l'acceleratore. E poi ci sono i consumi. Beh, nel mio viaggio da Milano a Rimini, da Rimini a Milano e in altre prove che ho potuto fare in questi giorni, i 10 al litro sono più o meno la media, però se vi mettete a scannare, beh, state pur tranquilli che i 6-7 km con un litro li vedete, e a quel punto è chiaro che si tratta di un'auto a cui non dovete guardare se volete risparmiare. In città comunque, tra l'altro, riuscite a fare una media discreta di 8-9 a seconda di quanto utilizzate l'acceleratore e del vostro stile di guida. Tra l'altro c'è anche lo start and stop. Con quanto ve la portate a casa? 33.150 euro per la versione N, quella che non paga il superbollo. E vabbè, io la escluderei. 37.500 euro per la N Performance, poi vi parlo del prezzo di listino, magari in concessionario riuscite a tirare qualcosa giù. E 38.700 euro per la Fastback. Considerate che questi modelli, essendo le sportive, hanno quasi tutto di serie, quindi c'è la tecnologia dell'infotainment, Android Auto, Apple CarPlay, avete questo che vi faccio vedere in questo momento ancora una volta, quindi il sistema di centramento dell'auto in corsia, avete cruise control, frenata automatica, ricarica wireless per lo smartphone, sedili a regolazione elettronica con due memorie, insomma non vi mancherà niente su quest'auto per quanto riguarda gli optional. Non vi consiglio, ed è uno dei pochissimi optional, il tetto in vetro. Costa un migliaio di euro e tra l'altro su una sportiva io lo eviterei come la morte, perché vi alza il baricentro, però se proprio ci tenete, sapete il prezzo. Cosa le manca? Beh, purtroppo a Hyundai manca il retaggio. Il retaggio di una divisione N, di un ringresso del motorsport recente degli ultimi anni. Però considerate una cosa, sì, ci sono marchi che hanno una storia più lunga, più ricca di successi, ma Hyundai con la N è entrata nel mondo del motorsport di recente, ha vinto fin da subito, ha dimostrato fin da subito che questa Hyundai 30N Performance è già un'auto da buona la prima, è un'auto che soprattutto è stata fatta con il cuore ma anche con la mente. Con il cuore perché, come vi dicevo, si guida di pancia e ci dà tante sensazioni, e con la mente perché nel progettarla Hyundai si è chiesta cosa vuole chi cerca un'auto sportiva, ed è arrivata a rispondere a questa domanda fin nel minimo dettaglio.